grande effetto. Eccoci qua, nella cucina del Grigio. Il Grigio Chef sono io. Come ingredienti semplici, grande effetto. Oggi insieme prepariamo dei buonissimi pomodori ripieni di mare. Un antipasto gustosissimo, con il quale stupirete tutti i vostri commensali. Cosa serve? 8 pomodori tondi e sodi, 200 g di gamberetti lessati, 100 g di cozze pulite, 100 g di vongole, 4 gambe di sedano che poi abbiamo sminuzzato, 8 filetti d'acciughe, 400 g di tonno, 3 fette di bagnotta toscana rigorosamente sminuzzata, un ciuffetto di prezzemolo, del pepe, un filo d'olio e del sale. Per prima cosa prendete i vostri pomodori e li svuotate. Io l'ho già fatto precedentemente, quindi ho messo la polpa all'interno della bacinella. Oh, sentite il mare, oh, parlano da soli. Benissimo, una volta presa la polpa la mettiamo nel nostro mixer e andiamo a passare un attimino. La rimettiamo poi nella nostra bacinella. Aggiungiamo subito la pagnotta toscana che abbiamo sminuzzato prima. Iniziamo un po' ad amalgamare il tutto. Prendiamo poi il nostro tonno, questo nel mixer. E aggiungiamo i filetti dell'acciuga. Una tritatina anche a questo. Il nostro tonno lo aggiungiamo alla polpa e alla pagnotta. Ed ora prendiamo il resto degli ingredienti e li aggiungiamo tutti. Una piccola mescolata rigorosamente dal basso verso l'alto. Prendiamo la nostra padella, i nostri ingredienti li mettiamo nella nostra padella. Ci mettiamo non tutto il prezzemolo, una parte di prezzemolo, un po' di pepe, un filo d'olio e sale. Ora scaldiamo leggermente, giusto per appena appena così renderli tiepidi tiepidi, Benissimo, ecco qua, pronti per essere riempiti i pomodori. Teglia, Iniziamo a riempire i nostri pomodori. Tenete da parte il coperchio, poi faremo tutto uno show dopo. Bene. Ok, iniziamo pian pianino. Una volta riempiti i nostri pomodori, li andiamo ad infornare a 150 gradi per 5 minuti. Se in avanza del ripieno, io ad esempio faccio dei gustosissimi crostini che poi vado a servire, magari arrivano due ospiti all'improvviso, 8 pomodori sono in 10, crostini, via, ok. Bene, andiamo a togliere i nostri pomodori, saranno pronti, che ne so. Adesso guardiamo. Ah, 8 c'è già, porca miseria. Con delicatezza. Ecco qua. Molto bene. Andiamo a mettere nel piatto.
Gli mettiamo il cappello, perché poi saranno freddo. Così. Eccomi. E a questo punto, cotto.